Buonasera a tutti, eccoci qui con il nostro amico Domenico Larizza che ringraziamo per darci l'opportunità di trasmettere un messaggio importante. Il messaggio è: non solo non li dobbiamo abbandonare perché cani e gatti non trasmettono coronavirus, non hanno virus, non hanno Covid-19, ma soprattutto non dobbiamo abbandonare a Siderno, perché io parlo di Siderno, Reggio Calabria, sul lungomare gatti. C'è una colonia che è censita, l'aveva censita un'associazione Ola oltre l'arcobaleno, un progetto, un'utopia che è andata male. Non ci sono finanziamenti, non ci sono soci. Volevo mandare questo messaggio a chi abbandona davanti alla colonia felina. L'ultimo abbandono: mamma gattina, bella, pelo lungo, tartarugata, con 3 micini appena nati, occhi chiusi e cordone ombelicale. Lei ancora ci aveva l'emorragia dell'assestamento dell'utero. È veramente una situazione vergognosa. Chi ha abbandonato un esserino che si era affidato a lei, che stava in casa, perché l'ha lasciata con la vaschetta, con la lettiera, con i gattini e con una copertina di un passeggino o di un lettino di bambino, questo non lo so. Quindi una famiglia che teneva in casa una gatta senza pulci, senza acari nelle orecchie, pulita, abituata in casa, che si è trovata in quelle condizioni, disperata, terrorizzata, uno sguardo che vi vorrei far vedere, cioè dovrebbe soltanto vergognarsi. Quindi non solo non abbandoniamoli per paura di trasmissioni di infezioni, che non ci sono, perché ricordiamo un'altra cosa importante: le malattie dei gatti e dei cani non si trasmettono agli uomini e viceversa, tranne alcune patologie che si chiamano zoonosi. Allora, posta questa premessa, chi abbandona io non oso definirlo, perché sarei molto cattiva e non mi sembra opportuno, ma invito voi a dare un aggettivo a gente del genere. Grazie a tutti.